Ecco qua le nostre telecamere che vanno subito a inquadrare Federica Pellegrini, pronta per l'ingresso sul piano vasca, già tutte fuori dalla camera di chiamata. Una Federica che sembra cercare la concentrazione delle occasioni che contano, e per molti aspetti questa lo è. Beh, ha sempre gareggiato molto bene al Sette Colli e ogni volta che scende in acqua nei 200 si libera in un contesto mondiale come questa rassegna, vuole la vittoria, vittoria tutt'altro che scontata. Si è vista l'ombra peraltro della Coleman che passa al 1,80 al galoppo, e poi altre atlete di grandissimo spessore, la Emsker che però non è mai riuscita a battere la Pellegrini nei 200 stili libero, una Charlotte Bodnay che quest'anno è scesa a 1,55. La gara è molto tosta, lei la vuole portare a casa. Femke Emskerk, capace di esprimersi bene anche nei 200, fu prima al mondiale di Shanghai nel 2011 per tre quarti di gara, salvo poi naufragare nell'ultima vasca, quella della rimonta e della vittoria di Federica Pellegrini. Ci sono anche Michelle Coleman, come ricordavi tu, ma anche Charlotte Bonnet, ragazze capaci di salire con le rispettive staffette svedesi e svedese e francese sul podio mondiale e olimpico. Sì, diciamo che la differenza, stando allo storico, tra la Pellegrini e l'avversario è proprio l'attitudine alla vittoria. Pellegrini ha costruito la sua carriera da sola e poi ha riempito la staffetta e l'ha portata in alto. Le altre atlete hanno fatto parte invece di grandi staffette con grandi risultati, e questa non è una differenza da poco. Ci siamo tutte sul piano vasca. Ancora l'urlo del foro italico per Federica Pellegrini. Andiamo ad anticipare le corsie perché le avversarie sono interessanti. Federica sulla carta è la strafavorita, ma c'è un buon standard che arriva dal resto del mondo a cercare di creare difficoltà per la divina. Susanna Jakabos, Ungheria, sarà in corsia numero 1, in corsia numero 2 la svizzera Maria Ugolkova, in corsia numero 3 l'olandese Femke Emskerk, ancora una volta spalla a spalla con Federica che sarà in corsia numero 4, in corsia 5 Michelle Coleman, in corsia numero 6 Charlotte Bonnet, Alice Mizzau, l'altra azzurra di questa finale, in corsia numero 7, e poi la brasiliana Manuela Lirio in corsia numero 8. Riflettori però tutti per la divina, corsia numero 4 Federica Pellegrini. Hai fatto bene a ricordare anche la Mizzau, questa mattina ha notato una batteria carica di significato, Alice da 1,58 e 1, confermando insomma un grandissimo livello, e vuole fare il salto di qualità, lei non vuole più stare a guardare le altre che si sbranano, vuole entrare a far parte del lotto. Quanto potrà essere indicativa questa gara per Federica Pellegrini, al di là della vittoria o meno dal punto di vista cronometrico, visto che ancora c'è un'altura di mezzo? Beh, insomma, ti dà lo stato dell'arte, ti dà la condizione attuale e definisce più che altro la voglia di gareggiare e di vincere di una campionessa del suo calibro. Federica l'ha detto, ho ancora fame di vittoria, ho ancora fame di misurarmi con me stessa e con il resto del mondo. Finale agli internazionali d'Italia, 200 stile libero. Federica in corsia numero 4, di solito prima vasca di assaggio, seconda di progressione, terza in cui si fa la differenza e quarta in cui si sbriciola la concorrenza, una concorrenza subito agguerrita. Corsia numero 5, parte fortissimo Michelle Coleman, altrettanto Charlotte Bonnet. Cercano di metterla in difficoltà e non sono le prime nella storia a cercare questa via, però probabilmente è l'unica possibile, perché sul ritmo la Pellegrini francamente non si batte, a meno di non essere due livelli superiori. Coleman a 27-20, Federica Pellegrini è passata a 27-61 e adesso c'è una seconda vasca in cui Federica prova a mantenere nel mirino sia la Coleman che la Bonnet. Parte alta della vasca dove provano la Jakabos e la Ugolkova a non perdere troppo spazio, ma al centro vasca c'è una scatenata Michelle Coleman, corsia numero 5, che va ad incrementare il proprio vantaggio. 56-48 il passaggio della svedese, terza posizione per una buona Alice Mizzau. Federica Pellegrini è quarta.
57-30 Mizzao, 57-34 per la Pellegrini, che adesso si è spostata sul lato della Coleman per riuscire a sfruttare un minimo la scia della svedese, che a sua volta però è andata dal lato opposto per non darle questo favore. Coleman l'anno scorso qui 1,55 alle spalle della Pellegrini. Federica che riesce a rimontare sulla francese, riesce a rimontare anche sulla Mizzau, la Coleman però è sempre davanti con un secondo di vantaggio, 1,26-07 il passaggio della svedese, 1,27-07 per Federica Pellegrini, che adesso ha qualche problema anche nel tenere a bada una scatenata Femke Emsker, che in corsia numero 3 subisce l'attacco dell'olandese Federica. La Coleman che adesso cede nel finale, Federica che prova la rimonta, una rush incredibile da parte di Federica che va a vincere strepitosa ancora una volta nello spalla a spalla l'azzurra, 1,56-16 via a codarsi fuori per quello che riguarda le avversarie. Vasca sparecchiata, concorrenza sconfitta, 1,56-16, siamo vicini all'1,55 e con l'allenamento in altura che ancora deve arrivare penso che si possa essere abbastanza soddisfatti. Poi la sentiremo. Coleman 1,56-49 ha pagato quella partenza sprint, e una Emskerk 1,56-51 che si piazza terza, ma che ancora una volta, dopo aver fatto intravedere ombre e luci, poi alla fine termina ancora con qualche ombra, sebbene qualche ombra in meno rispetto al passato. E questo è l'arrivo con una Federica, guarda un po', sembra soddisfattissima. È fantastica, no? E non ho capito se sia più bello vederla vincere o il fatto che vinca in questo modo, una capacità di scena, no? Di irrompere a un certo punto nel teatro e far girare tutti verso di sé, che non si è mai vista. Ai 150 la Coleman non aveva vinto, aveva proprio chiuso la baracca, no? Chiuso, non c'era più assolutamente verso di andare a prenderla. Discorso finito, non è vero? Mi dà più l'idea rispetto al teatro, qualcosa del tipo arriva la cavalleria, quando tutto fantastico. Sembra spacciato, arriva Federica e salva la situazione. È stato bello il modo, hai fatto bene a ricordarlo, in cui ha vinto e in cui spesso ha trionfato. Quando tutto sembra perduto, Federica tira fuori il meglio di sé e compie a volte qualcosa che ha il sapore del miracolo, qualcosa di eccezionale. Ce la ricordiamo benissimo, per esempio con la staffetta femminile Berlino, 5 secondi o quasi di svantaggio recuperati, sì, in quella, 4 vasche, era la 4x2. Quella è dove abbiamo visto il massimo dei massimi, però è ovvio che si sono combinati due fattori che tecnicamente non avrebbero dovuto stare insieme, in questa occasione no. Andiamo in zona mista allora. Con una Federica Pellegrini con un sorriso e un viso che convince molto, sei riuscita a fare questa rimonta da brividi. Sì, diciamo che sono veramente molto contenta, speravo insomma di fare intorno a 56-0, quindi sono veramente molto contenta di questa gara, poi di come è stato questo 200 stile. Onestamente non ci credevo alla virata del 150, poi ho detto vabbè, chiudo gli occhi, quello che succede succede, vedevo che pian piano, e gli ultimi 10 centimetri alla fine sono stati quelli, quindi sono contenta. Da brividi davvero, chiudere gli occhi ti porta sempre bene, lo devi fare sempre, nuota a occhi chiusi. Beh, no, meglio di no, però insomma sì, insomma farlo qua davanti a questo pubblico è sempre un'emozione veramente grande e bello. In questa edizione del Sette Colli, come avrai notato, l'hanno connotato anche i tuoi colleghi stranieri, pubblico veramente da grandi occasioni, c'è tanta gente. Sì, c'è tantissima gente, io penso anche grazie agli orari di quest'anno delle gare, che sono un po' più spostati sul serale, quindi tanta gente riesce a venire più facilmente. Ed è bello insomma vedere una piscina così piena, noi non siamo molto abituati a questo tipo di pubblico se non nelle grandi occasioni. Federica, non so quante risposte in realtà cercassi in questo Sette Colli, però come esci da tutto questo? No, contenta, molto contenta, sicuramente diciamo che il tempo, se avessi fatto al Mondiale 1,56 mi sarei preoccupata, adesso come adesso, ancora partendo per la montagna e comunque sotto grande carico sono felicissima.
ti lasciamo riposare. Quali altre gare farai? Ce lo vuoi annunciare? Il 100 domani e poi basta, perché... Solo queste? Solo queste? No, perché tanto il 4 non lo faccio più e il 50 non mi sembra il caso in questo momento, data la mia grandissima velocità di base. E allora ci rivediamo domani, Federica sarà qui di nuovo. Ciao!